questo è un albero veramente secolare, lo vedete dall'altezza, perché si vede in primo piano un albero di mele e poi si vede su l'albero di pere mastantono che si staglia su forse per 20 metri, non so, anche di più probabilmente. E il Poggio del Picchio è nato, il nome e anche tutta la storia di come produciamo, come abbiamo cominciato a produrre le confetture, proprio grazie a questo albero, perché un picchio stava bucando il tronco e allora mio papà, per paura che il picchio potesse danneggiare la pianta, ha innestato 50 marze, cioè ha innestato 50 piantine nella speranza che qualcuna prendesse. E in realtà quel picchio la stava salvando la pianta, perché stava mangiando i vermetti che avrebbero potuto realmente poi comprometterne la salute. E di queste 50 marze in realtà hanno preso tutte 50, per cui abbiamo cominciato a raccogliere tante tante pere e abbiamo detto perché non fare un'azienda che trasforma queste pere in confettura. E così è nato il Poggio del Picchio. Vengono sbucciate e eliminiamo la buccia perché è molto dura. Ecco qua, una volta che la buccia è stata tolta, vengono tagliate a fette con i pezzi. Per quanto la confettura sia veramente molto 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 dolce, ma è tutto zucchero concentrato della frutta, per cui aggiungiamo pochissimo zucchero. E giusto per rendere più particolare la confettura, vengono aggiunti dei chiodi di garofano. Questo è il risultato della concentrazione del prodotto, e le pere, questa particolarità della pera mastantono è proprio quella, visto la sua consistenza molto soda, di rimanere quasi candita durante, cioè dopo la cottura. Viene invasettata con invasettatrice pneumatica. Sull'ultimo vasetto andiamo ad applicare un tappo speciale che ha un alloggiamento per una sonda, in modo tale che possiamo controllare la temperatura in pastorizzazione al cuore e del prodotto. Aspetta, ecco qua. Così siamo sicuri che la temperatura che abbiamo impostato viene raggiunta al cuore del prodotto, cioè al centro del vasetto. Pastorizziamo in autoclave in modo tale che siamo sicuri di abbattere tutta la carica eventualmente presente. Il risultato finale, così vi abbiamo mostrato tutto il ciclo di produzione.